È iniziato in corte d'assise il processo all'ex vigile urbano Pietro Fontanesi, ritenuto responsabile dell'omicidio del dottor Carlo Rombaldi, ammessi una cinquantina di testi. La corte ammette la perizia balistica e nega l'istanza di scarcerazione del poliziotto in pensione presentata dai suoi difensori. Sarebbero circa 546 milioni di euro vantati dalle cooperative reggiane verso le pubbliche amministrazioni. La presidente Simona Caselli chiede l'intervento del governo. Grave lutto sportivo, muore a 41 anni per un malore mentre correva una maratona l'ex granata Paolo Ponzo. Il quotidiano La Repubblica fa il nome dell'onorevole Pierluigi Castagnetti tra quelli proposti da Bersani nella ricerca di un'intesa col centrodestra. Allarme Confesercenti, nel primo bimestre del 2013 sono state più le cessazioni di attività tra i negozi che le aperture. Inizia con la pioggia la settimana santa, sotto osservazione le frane dell'Appennino e i corsi d'acqua nella bassa. Lunedì 25 marzo, buona serata a tutti quanti voi, ben ritrovati a questa nuova edizione di ETG Reggio. Lo avete dunque sentito poco fa dai nostri titoli, è iniziato stamattina in corte d'assise presso il Tribunale di Reggio il processo a carico dell'ex vigile urbano Pietro Fontanesi, accusato dell'omicidio del dottor Carlo Rombaldi, avvenuto la sera del 7 maggio del 1992. I dettagli da Gianfranco Parmigiani. Al via questa mattina presso la Corte d'Assise del Tribunale di Reggio il processo per l'omicidio del dottor Carlo Rombaldi, avvenuto la notte tra il 7 e l'8 maggio 92 davanti alla sua abitazione di via Filzi a Reggio. Un delitto ancora oggi senza colpevoli ma anche senza indagati almeno fino al 2012, quando il sostituto procuratore Maria Rita Pantani accusò il vicino di casa del noto professionista, un vigile urbano oggi in pensione, il 70enne Pietro Fontanesi. Un delitto che secondo l'accusa sarebbe avvenuto per futili motivi. L'impegno annunciato in corte d'assise dalla Pantani è quello di rivedere, in qualche modo riscrivere le carte indiziarie di 20 anni fa alla luce di una ricostruzione di quei fatti, grazie alla deposizione di una trentina di testi alla perizia balistica che dovrebbe appunto dimostrare come sia stata proprio una pistola appartenuta a Fontanesi ad uccidere Rombaldi. Ma proprio su questa riscrittura di parte accusatoria, lo studio legale difensivo di Giancarlo e Giovanni Tarquini ha perentoriamente criticato il metodo Pantani. Nessuno, infatti, di parte difensiva avrebbe avuto in mano le presunte prove per le controperizie. Ovvero si sarebbe rinviato a giudizio Fontanesi, che resta ai domiciliari, sulla base di indizi troppo labili e circostanze tutte da dimostrare. Tra i testi che saranno ascoltati, ex colleghi di imputato e vittima ed ex ed attuali dirigenti della Polizia di Stato e di quella municipale, oltre a familiari e amici delle due parti. Un processo, insomma, che si annuncia lungo. È complicato e destinato come pochi a dividere l'opinione pubblica reggiana. Nel corso del processo i legali di Fontanesi hanno anche chiesto un'istanza di scarcerazione, istanza che però è stata respinta. Pietro Fontanesi è apparso abbastanza tranquillo in aula, a tratti espansivo e scherzoso, almeno con familiari e con i suoi avvocati difensori. All'epoca del delitto il vigile urbano era già separato dalla moglie, ma con lui in aula questa mattina c'erano, oltre ad alcuni ex colleghi, anche la figlia Patrizia e la sorella Paola. Fontanesi però resta agli arresti domiciliari perché la giuria, presieduta da Francesco Caruso, ha respinto l'istanza di scarcerazione presentata dall'ex procuratore capo di Brescia, l'avvocato Giancarlo Tarquini. Il figlio, l'avvocato Giovanni Tarquini, ha invece suggerito di battere altre piste parlando di un'altra pistola compatibile con l'arma del delitto venduta da un altro ex vigile urbano nel 2004. Da parte della vittima invece era presente il fratello Mario Rombaldi, che si è costituito parte civile, così come anche moglie e figli del medico assassinato, che però non erano oggi in aula. Rombaldi, la sera in cui venne ucciso, aveva tenuto una conferenza sulle ferite d'arma da fuoco, poi si era intrattenuto a cena con alcuni colleghi. Tra le persone chiamate a testimoniare anche l'ex primario di chirurgia Roberto Prati, amico e collega di Rombaldi. Quando il medico tornò a casa verso mezzanotte incontrò qualcuno all'uscita del garage che gli sparò. Fontanesi invece era stato al Vaglia ad un concerto di Ornella Vanoni prima di fare ritorno nella sua casa vicino a quella del dottore. La perizia balistica è stata ammessa dalla corte, forse l'unica prova che può fare luce su questo caso di oltre 20 anni fa.
Ed ora voltiamo pagina. Ammontano a 422 milioni di euro i crediti vantati al 31 dicembre 2012 dalle sole cooperative del settore edile nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Un dato impressionante che in parte, stando alla Presidente Lega Coop Simona Caselli, spiega il fallimento di alcuni ex colossi edili di casa nostra, quali CMR, Orion, Unieco e Coop 7. 83 milioni invece quelli vantati dalle coop di servizio, 42 quelli vantati dalle coop sociali. Insomma, un fiume di denaro, 546 milioni, di cui il 42% è scaduto. Per la Caselli diventa dunque fondamentale l'azione del governo. Intanto le cooperative, conclude la Presidente, continueranno con un impegno mai visto prima nella ricerca di soluzioni per uscire dal tunnel. Grave lutto nel mondo dello sport, è morto infatti a soli 41 anni l'ex Granata Paolo Ponzo. Lutto nel mondo del calcio reggiano e non solo. Grande sgomento ha infatti suscitato la morte di Paolo Ponzo, 41 anni, ex centrocampista della Reggiana, morto ieri pomeriggio in seguito alle conseguenze di un malore avuto durante la Mare Montana, una maratona dilettantistica che si svolgeva in provincia di Savona. I soccorsi sono stati complicati per la natura impervia della zona e il personale del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno dovuto lavorare parecchie ore per riuscire a spostarlo dalla zona e caricarlo per l'ospedale di Pietra Ligure. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ponzo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale in seguito ad un attacco cardiaco. Originario di Cairo Montenotte, aveva iniziato la sua carriera nel Vado, poi 43 presenze in Serie A in due stagioni con il Modena e 215 in Serie B. Il ricordo dei reggiani è legato indissolubilmente soprattutto alla fine degli anni 90, quando disputò due campionati in Serie B nella Reggiana e dal 2007 al 2009 con il rientro in squadra, questa volta in Serie C. Trasferitosi poi all'Imperia Calcio, era negli ultimi anni responsabile giovanile del Savona Calcio. Sul tragico fatto stanno svolgendo approfondimenti i carabinieri. Sulla salma è stata disposta l'autopsia dall'autorità giudiziaria. Ponzo! Gol di Paolino Ponzo! E là! E là! È incredibile! Paolino Ponzo! Che bello! Dallo sport, dal calcio alla politica, nella corsa al Quirinale entra in gioco anche il nome del reggiano Pierluigi Castagnetti, in Parlamento da 20 anni ma non candidatosi alle ultime elezioni. Nel reportage politico fatto dal quotidiano La Repubblica sarebbe stato proposto da Bersani assieme a Franco Marini e Sergio Mattarella per cercare di trovare un'intesa con il centrodestra. Garante per i tre la loro cultura cattolica, il che garantirebbe quel segno di discontinuità tanto invocato dal PDL. Bersani per governare ha bisogno della fiducia del Senato, quindi trovare un accordo con il centrodestra di Berlusconi e la Lega di Maroni, possibilità al momento lontana. A Zonzo, sulla provinciale 358, alla guida di un piccolo trattore a pedali, dopo essersi allontanato dal garage di casa in un paese della Bassa. Protagonista della vicenda, un bambino di 4-5 anni, fermato da due cittadini e poi dai carabinieri, prima che su quel tratto di strada, molto utilizzato da mezzi pesanti, potesse accadere una tragedia. Il piccolo, raggiunto anche dal padre, stava giocando nel garage di casa quando è salito sul suo trattore ed è uscito dall'abitazione imboccando la vicina provinciale. Ed ora parliamo di commercio. A Reggio nel primo bimestre dell'anno sono più le cessazioni di attività che le nuove iscrizioni. A lanciare l'allarme è la Confesercenti, che chiede l'apertura immediata di tavoli tecnici. Un tavolo tecnico per trovare un canone adeguato per le locazioni di negozi sfitti, formato dalle associazioni imprenditoriali e da quelle che rappresentano i proprietari immobiliari, e la richiesta alle istituzioni di un piano di agevolazioni per chi decide di aprire un'attività commerciale. È quanto chiede la Confesercenti nel presentare i dati negativi del primo bimestre del 2013, dove, secondo l'osservatorio dell'associazione, il saldo è a meno. Sono infatti più le cessazioni che le nuove aperture. Chi vorrebbe aprire un esercizio commerciale non lo fa perché gli affitti dei negozi sono esosi e poi c'è chi proprio rinuncia a mettersi in gioco e chiude dopo anni e anni di attività col rischio che piano piano spariscano i negozi di vicinato. Andando più nel dettaglio, secondo le stime di Confesercenti, tra gennaio e febbraio di quest'anno, a fronte di 450 imprese registrate nel settore degli alimentari nella nostra provincia, 5 sono nuove iscrizioni e 10 sono cessazioni, esattamente la metà. Nel non alimentare
non va meglio, 3.470 negozi registrati. Di questi 19 sono nuove aperture, 90 invece sono le chiusure. E per finire, nel settore degli alloggi e delle somministrazioni, a fronte di 3.039 imprese, 68 sono quelle che si sono cancellate dall'albo, 19 quelle che si sono iscritte. Per il presidente di Confesercenti si tratta di una vera e propria emergenza. I dati reggiani sono in linea con quelli regionali, anch'essi dunque negativi. Incidente stradale nella notte in autostrada al chilometro 125 in corsia nord, a pochi chilometri dall'uscita del casello di Campegine Terre di Canossa. Lo schianto è avvenuto tra mezzi pesanti e per estrarre i feriti dalle cabine del TIR si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno si è ferito gravemente, inevitabili invece i rallentamenti sul tratto interessato dallo scontro. Inizia con la pioggia la settimana santa, sotto osservazione le frane in Appennino ma anche i corsi d'acqua nella bassa. Sentiamo Antonio Lecci. Al momento la situazione del Po non preoccupa, ma si guarda con molta attenzione all'acqua e si dice che ce ne sia veramente tanta che arriva da monte. La settimana santa inizia all'insegna della pioggia, il maltempo non sembra volerne sapere di lasciare spazio alla primavera e a parlare sono le statistiche, secondo gli esperti è il più freddo mese di marzo degli ultimi 50 anni. E su tutto il territorio reggiano vige l'allarme meteo in queste ore. In Appennino si stanno monitorando i movimenti di alcune frane con la protezione civile mobilitata ancora per alcuni giorni e sono previste nevicate sui rilievi, cielo nuvoloso, pioggia in pianura. Una situazione di allerta anche nella bassa per le abbondanti precipitazioni di queste ore. Il livello del grande fiume al momento non preoccupa, ma già da domenica sono in corso frequenti controlli diretti dei tecnici comunali e della provincia per monitorare l'innalzamento del livello del Po in vista dell'arrivo di una notevole quantità d'acqua dal nord-ovest, dove sono numerosi torrenti e gli affluenti in piena. Nel Reggiano si tengono monitorati in particolar modo il Secchia e l'Enza, con quest'ultimo arrivato a circa 9 metri, dunque a un paio di metri dal livello che farebbe automaticamente chiudere il ponte di Sorbolo al confine tra Brescello e il territorio parmense. A quota elevata ma sotto controllo anche il Crostolo, che alla foce è velocemente assorbito dal Po. Sono costanti pure i controlli eseguiti ai lidi reggiani dalle forze dell'ordine, segnalando poi livelli agli uffici tecnici comunali competenti. Anche l'AIPO, Agenzia Interregionale per il Po, e il personale dei consorzi di bonifica sono in stato di allerta attraverso i controlli dei corsi d'acqua interni e della situazione delle arginature. In alcuni punti sono stati eseguiti di recente dei lavori di rinforzo agli argini, messi a dura prova dall'azione degli scavi di animali, ma anche dall'erosione dovuta al maltempo degli ultimi mesi. Ed ora c'è la pubblicità, noi ci vediamo dopo. Bene, siamo pronti a ripartire. Come sempre, all'inizio della seconda parte del nostro telegiornale, rivediamo i principali argomenti di oggi. È iniziato in Corte d'Assise il processo all'ex vigile urbano Pietro Fontanesi, ritenuto responsabile dell'omicidio del dottor Carlo Rombaldi, ammessi una cinquantina di testi. La Corte ammette la perizia balistica e nega l'istanza di scarcerazione del poliziotto in pensione presentata dai suoi difensori. Sarebbero circa 546 milioni di euro vantati dalle cooperative reggiane verso le pubbliche amministrazioni. La Presidente Simona Caselli chiede l'intervento del Governo. Grave lutto sportivo, muore a 41 anni per un malore mentre correva una maratona l'ex Granata Paolo Ponzo. Il quotidiano La Repubblica fa il nome dell'onorevole Pierluigi Castagnetti tra quelli proposti da Bersani nella ricerca di un'intesa col centrodestra. Allarme Confesercenti, nel primo bimestre del 2013 sono state più le cessazioni di attività tra i negozi che le aperture. Inizia con la pioggia la settimana santa, sotto osservazione le frane dell'Appennino e i corsi d'acqua nella bassa. Lutto a Castelnuovo Monti per la scomparsa del 32enne Luca Zanni, padre di un bambino di 3 anni. Zanni era impiegato al Credem del capoluogo montano. A stroncarlo è stato una grave malattia. Dolore in tutta la montagna perché il giovane era molto conosciuto. Oggi si sono svolti i funerali. La salma è partita dall'obitorio dell'ospedale Sant'Anna per l'abitazione del giovane a Villa Berza. Oltre al figlioletto, Zanni lascia la moglie e tutta la famiglia. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Campegine sulla via di Fabbrico per un'auto uscita di strada e cappottata. La conducente è riuscita a uscire dal mezzo e non ci sono state altre persone coinvolte nello schianto. E sempre per la cronaca segnaliamo un incendio che è divampato in un'abitazione di via Mazzini a Nocetolo di Gattatico. Le fiamme sono divampate per il surriscaldamento della canna fumaria, ma nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti in forza per avere ragione del rogo e hanno dichiarato l'abitazione parzialmente inagibile.
Ed ora cambiamo argomento. Successo pieno ieri al Teatro di Boretto per il concerto Racconto dedicato al violino Stradivari. È sempre la stessa storia. Mi guardano, mi girano, mi rivoltano. Sì, e poi sì, certo, l'Italia delle F-linee, i fori armonici sono perfetti. La voce inconfondibile è quella dell'attore Enrico Beruschi, protagonista di tanti film e soprattutto di tanti celebri varietà televisivi. Il violino, di cui Beruschi racconta la storia, è un autentico Stradivari con 300 anni di storia del valore di diversi milioni di euro. Tutti i protagonisti dello spettacolo L'altra voce di Stradivari, in scena al Teatro di Boretto, gremito in ogni suo spazio per un evento benefico organizzato da Damiano Milone per raccogliere fondi da destinare alle attività dell'Associazione Amici del The Hospital Oncologico della Bassa. Originariamente il concerto doveva tenersi due settimane prima a Ruggeri di Guastalla, ma prima il lutto cittadino per la strage al mercato e poi problemi di inagibilità del teatro hanno costretto gli organizzatori a spostarsi alla sala di Boretto. Lo spettacolo, andato in scena finora solo a Milano, con un'anteprima lo scorso ottobre, è stato proposto a un pubblico che alla fine ha applaudito gli artisti, protagonisti sul palco. Enrico Beruschi, lei di parti ne ha fatte tantissime nella sua lunga carriera, ma quella di fare la voce recitante, la storia di un violino Stradivari forse? E beh, questa è la prima volta, abbiamo provato a farlo, in effetti era una cosa un po' strana, un po' diversa dalle cose che faccio, soprattutto oggi pomeriggio ho aperto Rete 4 e c'era Piccolo Mondo Antico e mi chiedevo, ma sarò un attore io? Ma cosa sono? Uno Stradivari magari. A suonare però ci pensa il maestro Matteo Federichi. È un viaggio affascinante, un'esperienza nuova anche per me, quella insieme al carissimo Enrico, ma che abbiamo ricostruito grazie ad una serie di documenti che seguono il violino ormai da 300 anni. Atti di vendita, lettere, autografi, pensieri proprio legati alla storia del violino. C'è un momento particolare a cavallo tra l'8 e il 900 in cui si concretizza appunto quello che andremo a raccontare al pubblico. Al pianoforte il maestro Andrea Carcano. Un'emozione particolare è quella di stare di fianco a un violino che oltre a essere straordinario per il suono ha anche un valore veramente incredibile. Certamente, però poi l'emozione dello strumento è fortunatamente nel momento in cui si suona passa in secondo piano, meglio non pensarci. La serata è stata dedicata alla memoria delle tre vittime della strage al mercato di Guastalla, un omaggio dovuto in ricordo di Teresa Montagna, della figlia Rossana, della sorella Bianca Maria, oltre alle 12 persone rimaste ferite più o meno gravemente dal terribile incendio dello scorso 9 marzo in Piazza della Repubblica a Guastalla. Un'altra serata col violino Stradivari in programma per l'11 maggio, ma in un teatro reggiano ancora da definire. Grazie all'iniziativa di 56 famiglie residenti in via Leonardo da Vinci, via dei Lavoratori e via San Francesco d'Assisi, sono state installate a Quattro Castella tre nuove telecamere, identiche a quelle già installate dall'Unione Colline Matildiche. I cittadini hanno sostenuto le spese di acquisto e di installazione e hanno successivamente donato l'impianto all'ente pubblico. Ed ora c'è la pubblicità, noi ci vediamo dopo. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Otton Let. Vi aspetta nella sala mostra presso lo stabilimento a Corte Tegge di Reggio Emilia. Otton Let vi attende anche nel nuovo centro materassi con le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. Ed eccoci alle previsioni del tempo su Reggio e Provincia per domani, martedì 26 marzo. Al mattino molto nuvoloso coperto, nel pomeriggio in pianura coperto con piogge deboli. Sui rilievi molto nuvoloso, dalla sera in pianura coperto. Le temperature domani saranno comprese tra i 2 e gli 8 gradi. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da Otton Let. Vi aspetta nella sala mostra presso lo stabilimento a Corte Tegge di Reggio Emilia. Otton Let vi attende anche nel nuovo centro materassi con le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. Ed eccoci giunti agli appuntamenti per domani al Mauriziano alle 21, concerto per violino e pianoforte con Giuseppe Carbone e Antonia Valente.
Al 900 di Cavriago, concerto del progetto Faber alla Salumeria del Rock di Arceto, canta la canadese Caroline Keating. E poi andiamo a Rosebud di Reggio, domani sera commedia dialettale con i Pazzi di Piazza, e al Teatro Erberia di Rubiera alle 21 Pinocchio con Enrico Castellani. Terminiamo con il Teatro Ariosto di Reggio, dove domani sera ci sarà alle 20.30 Giulia Lazzarini, che presenta Muri prima e dopo Basaglia. Ed è tutto per quanto riguarda la pagina degli appuntamenti, siamo pronti a riepilogare i principali eventi di questo telegiornale. È iniziato in Corte d'Assise il processo all'ex vigile urbano Pietro Fontanesi, ritenuto responsabile dell'omicidio del dottor Carlo Rombaldi, ammessi una cinquantina di testi. La Corte ammette la perizia balistica e nega l'istanza di scarcerazione del poliziotto in pensione presentata dai suoi difensori. Sarebbero circa 546 milioni di euro vantati dalle cooperative reggiane verso le pubbliche amministrazioni. La presidente Simona Caselli chiede l'intervento del governo. Grave lutto sportivo, muore a 41 anni per un malore mentre correva una maratona l'ex Granata Paolo Ponzo. Il quotidiano La Repubblica fa il nome dell'onorevole Pierluigi Castagnetti tra quelli proposti da Bersani nella ricerca di un'intesa col centrodestra. Allarme Confesercenti, nel primo bimestre del 2013 sono state più le cessazioni di attività tra i negozi che le aperture. Inizia con la pioggia la Settimana Santa, sotto osservazione le frane dell'Appennino e i corsi d'acqua nella Bassa. Ed è tutto per quanto riguarda ETG Reggio, grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata, arrivederci.